Ciao, sono Luca e in questo video vedremo la differenza principale fra super serie e piramidale come tecnica di allenamento per aumentare la massa muscolare, quindi obiettivo ipertrofia muscolare, non forza muscolare. La forza la aumenteremo indirettamente semplicemente aumentando i carichi del 5% ogni 2 settimane, però evitando a parte un ciclo di forza muscolare che sarebbe rischioso, non divertente, stressante e non necessariamente così efficace. Il mio obiettivo è di attestarmi fra le 3 e le 5 serie, le 8 e le 12 ripetizioni, dopodiché posso eseguire il tutto con 3-4 esercizi per petto, schiena e gambe, 2-3 per braccia e spalle, che sia divisione push pull legs piuttosto che metodo butterfly. E quindi push pull legs vuol dire giorno 1 petto tricipiti, giorno 2 schiena e bicipiti, giorno 3 le gambe e le spalle. Poi se faccio una multifrequenza farò giovedì petto tricipiti, venerdì schiena e bicipiti. Divisione metodo butterfly vuol dire giorno 1 petto e schiena, giorno 2 spalle e braccia, giorno 3 le gambe. Poi multifrequenza giovedì petto e schiena, venerdì spalle e braccia. E per l'appunto il mio obiettivo è di avere un workout sempre intenso nei miei 60 minuti non oltre, con ottima consapevolezza, entrambi di conoscenza di me, ascolto di me per quanto riguarda il pompaggio, la connessione mente-muscolo, consapevolezza muscolare, tempo sotto tensione che è sempre più importante dei carichi utilizzati e così via. Le super serie vuol dire per l'appunto mi massimizzano di base queste variabili e fondamentalmente vuol dire non fare pause, quindi azzerare le pause fra diverse serie di diversi esercizi. Se per l'appunto hai 3 movimenti in super serie, immagina panca piana, croce spinte per il petto, farai prima serie primo, poi senza fermarti, quindi prima serie panca piana, poi senza fermarti, prima serie croci, poi senza fermarti, prima serie spinte, poi tornerai alla panca piana, seconda serie panca piana, seconda serie croce, seconda serie spinte e così via. A casa hanno il vantaggio di compensare anche i carichi inferiori, posto che comunque nel lungo periodo deve avere i pesi necessari per aumentare i carichi stessi del 5% ogni 2 settimane. In palestra magari fatica perché sono alcune macchine impegnate, ti alterni e se magari la macchina è impegnata vai oltre senza perdere tempo ancora una volta per massimizzare intensità, densità, pompaggio, connessione mente-muscolo e tempo sotto tensione. Quindi super serie promosse per un discorso di efficacia e intensità, anche per imparare sempre meglio a conoscersi, per appunto sentire al meglio il muscolo e spostare un po' il focus dal peso, che in questo caso sarà leggermente inferiore, però comunque lo aumenterai e non sarà basso in senso assoluto. Quindi focus che si sposta dal peso alle sensazioni, quindi enfatizzare l'importanza di sentire al meglio il muscolo in termini di pompaggio, DOMS, contrazione. Se non sento niente perdo tempo, devo cambiare qualcosa in tempo reale. Piramidale invece vuol dire aumentare il carico, vuol dire fare il singolo esercizio, immagino una chest press per i fatti suoi, aumento il carico ad ogni serie successiva con una pausa attiva fra una serie e l'altra, dove allungo e contraggo il muscolo per sentire un po' come sta lavorando, oltre ad aumentare il carico per la serie successiva, e per l'appunto ad ogni serie successiva aumento il carico con le ripetizioni che si riducono. In questo modo appunto in maniera più importante sull'aumento dei carichi, che comunque sono sempre solo un mezzo, quindi mi raccomando il peso non è mai il fine ultimo. Quindi sono due logiche di allenamento diverse e la pausa nel piramidale la fai fra una serie e l'altra, però pausa attiva, ripeto ancora una volta, dove allunghi e contrai il muscolo per sentire come sta lavorando invece di disperdere il focus, scrollare su Instagram o su Facebook e pensare ad altro. Puoi ovviamente farle entrambe e sicuramente super serie piramidale, a caso magari il piramidale è più difficile se non hai panca multifunzione, manubrio regolabile o comunque la mini rastrelliera. In generale, come sempre, l'obiettivo è imparare ad ascoltarsi e sentire nel tuo caso specifico, grazie anche al mio test che puoi applicare una volta alla settimana, come risponde il tuo corpo. Magari scopri che il petto nel tuo caso specifico funziona meglio in piramidale, le spalle in super serie, la schiena in piramidale, tricipiti in super serie, bicipiti in super serie, gambe in piramidale e così via. Lo scopri in un contesto di ottimo ascolto di te, dove il focus si sposta dal peso fino a se stesso, più peso possibile, all'ascolto di te per l'appunto, e dopodiché applicando anche il mio test una volta alla settimana, al quale ti rimando, molto interessante per migliorare per l'appunto la conoscenza di te, puoi avere migliori risultati in termini di, ancora una volta, e connessione col muscolo stesso e mantenendo ciò che senti al meglio. Quindi in realtà super serie piramidale sono buone entrambe, hanno una logica di funzionamento diversa: nella super serie 0 pause con carichi inferiori, miglior pompaggio; piramidale, pause attive, aumento dei carichi in maniera più importante e per l'appunto maggiori, fra virgolette, tempi morti. In realtà comunque li compensi con una pausa attiva dove allunghi e contrai il muscolo. Quindi puoi mantenerle entrambe, testa e mantieni come sempre il mantra è sempre lo stesso: ciò che funziona al meglio per ogni tuo muscolo in maniera differenziata. Ti rimando quindi al test, paradigma autoconsapevolezza, e come sempre se vuoi fare un salto di qualità in termini di forma fisica puoi contattarmi e ti spiegherò come posso aiutarti a distanza con il mio servizio di personal trainer online. Ciao!